Non mi farai quella percentuale che ti serve per... percentuale, aspetta, non siamo su Clash of Clans. Voglio fare 5.000. Posso? Posso fare 5.000? Buttami le furie per trollare. Ti rimpiango di essere vivere. Da quando Ferre è online? Sono tornato in questi giorni alla riscossa. Hey, bentornati su Clash Royale. Esatto. Oggi, ragazzi, siamo su secondo Ferre. Non con un video di Clash of Clans, ma con un video di Royale. Oggi mi girava così. Era abbastanza tranquilla la situazione sul villo. E quindi ho detto, ma sì, mi faccio un attacchino così nel chilling. L'abbiamo fatto in streaming, per chi vuole il link in descrizione. E poi mi ho detto, sai cosa, facciamo un po' un comeback su Royal. Anche perché l'altro giorno ho incontrato uno di voi che mi ha chiesto proprio informazioni, mi ha fatto delle domande su Royal. In genere mi chiedete sempre di Brawl o al massimo di Clans, ma di Royal non mi succedeva un sacco. E in effetti ho visto che Royal sta tornando molto in voga in quest'ultimo periodo. E quindi, why not, ho deciso di portarci un video. L'avevo già fatto con il canale principale e devo dire che in effetti l'ultimo aggiornamento è veramente stato tanta roba. Oggi tra l'altro faremo un po' di robe, recupereremo le 5.000 coppe, maxeremo un deck, shopperemo il pass, insomma, giustamente non giocando da un po' c'è un botto di robe. E quindi insomma, per questo comeback su Royal e primo video così di prova su questo secondo canale, spaccate il tasto di mi piace, codice Ferre anche su Royal, vi ricordo, come su tutti gli altri giochi Supercell. E quindi vi lascio il video. Metto ad aprire una cassa, prima cosa da fare. Apro una bella cassa d'oro, 1275. Ah, e basta, tutto qua. Raga, ieri ho fatto probabilmente una delle sfide del torneo più belle di sempre. 5 win ho fatto addirittura. Per me è tantissimo ragazzi, è veramente veramente tanto. Complimenti. Devo arrivare a 100.000 per potermi maxare il pecca, ragazzi. Se ce la faccio, shoppo il pass. Iniziamo. Vediamo un po'. Qua te lo cookie, voglio vedere cosa combini. Ma in realtà te lo lascio anche così, guarda. Onestissimo, vai così. Ah, sbagliato. Vai, andiamo con la fireball. Buono, andiamo pure così. Vado un po' cattivo col... No, ma perché mi sclicco così? Ok, ok. 91 e 6 ragazzi, eh. Da quando Ferre è online? Sono tornato in questi giorni alla riscossa. Ok, vabbè, te lo butto un tronco. Te lo meriti. Hai splitting dishgerring. Vado così. Voglio proprio vedere cosa mi plaza. Ah, non gli vado a contrarre lo stregone. Un po'... Cioè, un l'arciere, scusatemi. Un po' mi dispiace, sinceramente. OP. Ma comunque contro quelli... Così mi lusinghi un po', e sono due. Mi lusinghi un pochettino, devo essere sincero. Ah, pure. Vabbè, non me lo chiedere neanche. Anche, grazie. Ferre su CR uguale a Ghiglie su Royale. Su BR, BS, BT, Birri. Questo qua, ragazzi, col golem è palesemente ciccio. E lui. Che tilt, ragazzi. Era proprio ciccio, ragazzi. Ah, ho sbloccato la chiavetta. Log bait. Peccato che questo qua è un triplo incantesimo, in teoria. Con lo zabbello. Bellissimo il gigante elettrico, ragazzi. Che figata. Ma non costa tipo un fantastrigliardo? Però avete visto che bella l'emote? Sì, lo distruggo. Cioè, lo buco proprio questo, ragazzi. Gli metto un mini pecca di là, lui in teoria mi butta l'orda, sicuro. Ma perché la gelo lì? Non ha senso. Ma non ha senso. Vabbè, amico, fai tu. Mi butta il log? Il coso? Il barile? Boh. Non so il mio deck da quanto sia, eh. È un 3.1 ed è parecchio vecchio il mio deck. Parecchio vecchio, sì. Una bella fireball lì, non te la toglie nessuno. Francese maledetto! Francese, mi hai spaccato a metà. Ero quasi sulle 5.000 coppe e mi hai buttato giù. Maledetto. Non mi ricordo come si fanno le war, ragazzi. Adesso mi spiegate voi. Questo... Oh, fermate. Papte si chiama questo qua. Ti porto via la torre! No, non te la porto via la torre. È un problema. È un problema anche quella bandita. Aia. Tira una fireball, immortacci tua. Non mi farai quella percentuale... Che ti serve per... percentuale, aspetta, non siamo su Clash of Clans. Fermati! No! Lasciami stare! Ci voleva il tronco. Prego, mon ami. Beccati la fireball. Bye bye. Chi è che ha doppiato il bocciatore? Showtime. No, non ho preso la torre? Ah, invece sì, l'ho presa. Secondo me questi sgherri sono un po' sprecati. Danni importanti! Ma se ti faccio tipo un full push tutto di qua? Grazie per i 10 bit, Vinci. F per il tuo account smarrito. Sbloccato. Vela. Ehi, dottore. Calma, eh. Pazzesco. Raga, mi sto divertendo, amici miei. Siamo contro Bale. Ti esibisco subito il mio pecca di livello 12. Ha difeso l'infame, eh. Ma la moschettiera è andata. Mi fa... Secondo me non ci stava... Non ci stava il placement della fireball sull'estrattore, eh. Secondo me non ci stava. Voglio fare 5.000. Posso fare 5.000? Mamma mia. Fa un botto di danno il golem, comunque, eh. Ci assicuro qualche incantesimo, ragazzi, questo. Appena cicla una volta, sono fregato.
Bello che lo sapevo e l'ho lasciato ciclare. Questo è sottolivellato, ragazzi. Ti porto via con me. Ah, me lo piazzi così? E te lo piazzo così anch'io, allora. Ottimo, ottimo, ottimo. In realtà ho sbagliato completamente il placement. Lo potevo fare molto meglio rispetto a così. Vabbè, va bene. Che sfiga. Me la tira una hit. Gentilissimo, gentilissimo. Grazie, messere. E... eccolo lì a sorpresa. Portati via pure tutto. Oh là. Fai tipo così. Va bene, 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 va bene. Cosa sono 3 win? Ragazzi, qua è tosta. Ma perché sbagli tutti gli incantesimi così, caprone? Sì? 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 Mamma mia, sbuttami le furie per trollare. Mamma mia, ti distruggo, mo zio. Mo ti distruggo. Ti rimpiango di essere vivere. Non ci credo. Che porco questo. Ma adesso ti castigo. Mo lo castig. Ho smissato una tronco, ma... no, fermati. Oh, zi, cicla, 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 cicla. Puppa. Una settimana così arriviamo a 6.000 coppe, ragazzi. Siamo qua a 3 Emiliano, ragazzi. Purtroppo devo fare questo placement bruttissimo. No, c'ha il peccone questo, peccato. In teoria, no, ho fatto i conti malissimo. Io volevo spingere un po' il pecca e farlo andare in hit sulla torre. Sì, ciao, ne riparliamo. Sì, guarda questo, mi ha hittato col peccone. Allora, il peccone è gestibile con questo deck. Basta solo avere un po' di pazienza. Ah, c'ha pure il cacciatore. E allora mi sembra che mi countera di brutto questo, ragazzi. Sì, ma che sfiga, cioè. Ma mi ha hittato pure la torre. Spara zia, spara, 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 spara. Sì, ma guarda che lavoro. Ok, ottimo lavoro. E la torre ce la portiamo a casa noi. Moschettiera di nuovo. Ok, cicliamo rapidissimi tutta la faccenda qua. Ok, ok. Che lavoro che ho fatto qua. Un artigiano della qualità. Ce la andiamo a prendere questi 5k, ragazzi. Ce la andiamo a prendere, siamo troppo carichi. Guarda lì, i miei trofei. Zac, 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 zac. Pigliamocela pure. Opla. Ah, ma lol. Ah, ecco perché non sblocca la strega, la cosa, la strega madre. Devo arrivare qua. Ah, lol, non lo sapevo. Andiamo un po'. No, mamma mia, che rischio. Ti spoilerò subito la win condition, ma va bene. Godo come un riccio. Oh, godimento. Sopra di 2 livelli. Ragazzi, questo non mi piace per niente. Ok, buona. Sì, si è reso. Puppare. Che tossico. Giammai, Corrado. Giammai. Ultima. E invece no. Oh. Pam, 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 pam. Eccola. Eccola, ragazzi. Che arena è questa? Arena 15? È arena 15 questa? O è arena 16? Che arena è? 27? Accia capito. Ok, quindi mi stai dicendo che io devo shoppare il pass di Royaluz? Va bene. Azione completata. Eccola qua. Ma che spettacolo. Mi è arrivato un messaggio. È appena dato via 5 euro. Lo so. Ragazzi, mettiamo ad aprire anche una di queste. Ci pigliamo un po' di risorse. Questo cos'è? Libro dei libri. Cos'è che fa il libro dei libri? Bella per il jolly again. Sono tutti jolly. Ben capito. Alla faccia. Ah, tra l'altro sblocco la torretta dal prossimo colpo. Ah, con questo piglia una carta. Tutte le carte ti servono per migliorare a prescindere dalla rarità. Cioè, tipo, io sblocco la strega madre, uso questo e la maxo. Cioè, ho tutte le carte per maxarla in un colpo. Cioè, mi dà le carte per portarla al livello massimo, no? Ah, infami, guarda adesso che si ciuppano tutti quanti loro qua. Ma il codice ferre ci stava, vero? Codice ferre? Sì, codice ferre sempre. Io lo do un po' per scontato, ma il codice ferre, ragazzi, mi raccomando, sempre in today, ok? Mi raccomando. Ecco qua. Quindi, ragazzi, questo mi consigliate di usarlo sulla strega madre appena la sblocco, giusto? Come no? E dove devo usarlo? Ah, per fare un livello, dite? Ah! Cioè, tipo, se io c'ho una carta di livello 12, la voglio fare al 13, uso quella a fare lì e mi dà tutte le carte per farla al 13. Ah, ok, ok. Oh, sono intelligente, ragazzi. Ci metto un po', ma ci arrivo. Vabbè, insomma, dopo questo episodio veramente pieno di cose, lo vado a prendere un mini pecca. Cioè, lo vado a maxare il mini pecca. So che magari adesso questo deck non è tanto meta, però almeno la soddisfazione di dire l'ho maxato. Scusatemi, io lo vado a spendere un po' di oro. Mi voglia consentire. Vado. Eccolo qua. Mini pecca col pancake. 3, 2, 1 e artefatto. No, niente artefatto. 1600 punti XP. Sì. Vola, ragazzi, mini pecca di livello 13. Eccolo, ma che spettacolo. Sono quasi a livello 13. Interessante. E adesso, già che ci sono, mi comincio a maxare un pochettino quest'altro deck qua. Dai, che fa un po' ridere, su. Tutto a livello 5 almeno, tutto a livello 6 almeno, tutto almeno a livello 7, quindi sia la gabbia, gigantino, cioè le basi almeno. Vai ancora col gigantino. E poi quanto è bello il gigantino. Cioè, ma quante sono belle le immagini di Royal. Cioè, queste, quando voi fate potenza, queste immagini qua in alto, quanto sono belle, bellissime. Grazie mille a tutti per la visione. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti e ciao belli.